Bentrovati ai lettori della Pressa con questa diretta il martedì. Oggi siamo un po' in ritardo, ma del resto oggi è una giornata importante per Modena e stavamo seguendo gli sviluppi non solo per la Fiera di Sant'Antonio che insomma, è stata bagnata dalla pioggia con le polemiche dei commercianti dislocati non nelle vie, non in via Emilia, ma è una giornata importante soprattutto perché in queste proprio ora si sta votando per la composizione del CSM, i membri laici del CSM, e ci saranno con ogni probabilità, l'ufficialità a breve, due modenesi notissimi. Uno è il senatore uscente, non riconfermato, ma è un volto noto del centrodestra modenese, che è Enrico Aimi, e l'altra in quota Forza Italia, e l'altro un volto altrettanto noto, forse qualche anno fa di più, era un po'. Uscita dai riflettori della politica, che è Isabella Bertolini in quota Fratelli d'Italia. Quella di Aimi sorprende la candidatura, però insomma tutto sommato era un nome che circolava, ma sorprende davvero tanto quello di Isabella Bertolini, soprattutto perché il suo nome in quota Fratelli d'Italia, quando ricordiamo alle ultime regionali si era invece candidata con la Lega, vista la sua vicinanza anche a Giorgetti. Invece, notizie di queste ore, insomma, ormai la lista è compilata, c'è stato un ultimo cambio nella lista di Fratelli d'Italia su un nome, però pare confermato, insomma, la promozione a membro laico del CSM, un ruolo importantissimo, non solo per prestigio, anche a livello economico, insomma, comunque un ruolo centrale per la democrazia e per la Repubblica italiana. Siederanno due modenesi, e tra questi appunto Isabella Bertolini in quota Fratelli d'Italia, indicata dal partito di Giorgia Meloni. Quindi ripeto, abbiamo ritardato un po' per averne conferma, si sta votando, però insomma sarà questa con ogni probabilità la notizia politica modenese più rilevante. Due membri laici del CSM arrivano da Modena, Bertolini ed Aimi. In questo contesto, questa è la notizia, ripeto, di oggi, più importante. Ci sono altre due notizie su cui ci soffermiamo. La seconda è inevitabilmente l'arresto di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso ricercato da decenni e che è stato arrestato in clinica mentre faceva delle cure. Sull'arresto si è detto tutto. Nel senso che in queste ore si è detto molto, adesso c'è stato anche il ritrovamento del suo alloggio, del covo dove si trovava, ma il dato su cui inevitabilmente non ci si può soffermare, non ci si può non soffermare, è quello relativo a un'intervista data a Giletti, in uno speciale di Nell'Arena, Massimo Giletti, al giornalista Massimo Giletti, nel quale un pentito, Salvatore Baiardo, 3 mesi fa, di fatto profetizzava quanto accaduto ieri, cioè l'arresto di Matteo Messina Denaro. Diceva è malato, e quindi sia l'arresto sia il dato della malattia erano in questa profezia di Baiardo sottolineati. E poi c'era un commento, diciamo, una lettura che dava questo pentito, gli diceva, insomma, ci sarà un patto, no? Per citare quella che è stata definita trattativa in un altro processo, in un processo, tra l'altro concluso con la soluzione degli imputati, lo sappiamo, in appello, in base al quale, in base a questa trattativa, con questo arresto, verrà rivista la misura del carcere ostativo. Questa è la lettura che dava Baiardo. Su questa non entriamo, nel senso che ovviamente tutti oggi l'hanno smentita, a partire dal Premier, non c'è nessuna trattativa, è stata un'operazione importante delle forze dell'ordine, un successo, questo è ovvio. Però quell'intervista, se la si va a rivedere, ovviamente sui siti principali di quotidiani nazionali, ma anche insomma si può ritrovare quasi ovunque, la precisione con cui questo Salvatore Baiardo tratteggiava lo scenario che poi si realizza dopo 3 mesi, dicendo a Giletti: guardi, è imminente, magari ci ritroviamo qui a parlarne, e diceva che verrà arrestato appunto
Matteo Messina Denaro verrà arrestato, è gravemente malato ed è imminente la sua cattura. Ora, che fosse malato era una notizia probabilmente non così sconosciuta, però insomma, è stato arrestato in clinica. È vero che è malato gravemente, l'ha detto anche gli oncologi, insomma, una malattia, comincerà la chemioterapia, ricomincerà probabilmente perché era già sotto cura anche in carcere, però la tempistica erano, ripeto, decenni che era latitante, era il nome, il latitante per eccellenza dopo i famosi arresti i clamorosi arresti di Riina nel 93, di Provenzano nel 2006, era il volto della mafia, era lui, era il ricercato numero uno e viene arrestato dopo 2 o 3 mesi da quella intervista televisiva nella quale si profetizzava tutto. Ecco, questo lascia mille interrogativi, lascia mille interrogativi che tra l'altro erano emersi anche in passato. Citavo il processo sulla trattativa che si è concluso con l'assoluzione degli imputati a partire dall'allora comandante del ROS Mori, e ora si ripropone questo tema. A 30 anni esatti, era il 1993, ricorrevano 2 giorni prima dell'arresto, a 30 anni esatti, no, il giorno prima dell'arresto, a 30 anni esatti dalla cattura di Salvatore Riina. Questo è l'altro grande interrogativo che si apre, che si è aperto in questa settimana. Ovviamente un interrogativo nazionale, ma che lascia molte perplessità vista la tempistica, a meno che, insomma, diciamo, le ipotesi sono tre: o una clamorosa coincidenza, questo pentito per puro caso ha indovinato l'imminenza dell'arresto e la malattia di Provenzano, oppure a doti profetiche, oppure c'è un'ipotesi che nulla è come sembra, ed è difficile anche immaginare quali siano gli scenari veri dietro i quali il racconto, anche giornalistico, si dipana, ma che in realtà non tocca. Terzo elemento che vorrei sottolineare in questa rassegna velocissima del martedì, insomma, questo appuntamento in diretta sulla settimana nazionale, ma anche modenese, è appunto un dato modenese. C'è stata in questa settimana, intanto grazie ai lettori che si sono presentati e che hanno voluto partecipare, numerosissimi, una sala praticamente piena. Quella sull'incontro organizzato il nostro giornale sulla guerra in Ucraina, era presente il segretario provinciale del PD, erano presente lo storico Fantozzi, era presente l'ex parlamentare Turci, Lago della Terra dei Padri. Insomma, è stato un incontro bello, c'erano tante persone, questo ringrazio. E ringraziamo chi ha voluto partecipare, anche coloro che l'hanno guardato poi nella diretta online. Ma al di là di quell'incontro, che ripeto, partecipato, sono stati 2 incontri ancora più partecipati dei quali abbiamo dato conto, ma che davvero testimoniano un interesse importante su un tema che sembra essere messo da parte, che è quello del tema delle reazioni avverse legate alla vaccinazione. Ci sono stati 2 incontri a Modena con il regista di un docufilm che non è stato trasmesso nelle sale, ma che viene trasmesso solo in maniera un po', passate il termine, carbonara. Non c'è nulla di carbonara, la sala viene affittata, però insomma non è nelle sale cinematografiche che viene trasmesso. Si chiama Invisibili, questo film di Paolo Cassino. Ci sono stati 2 incontri a Modena partecipati in maniera notevole. Uno proprio alla Sala Curie, il giorno dopo, tra l'altro, il nostro incontro sulla guerra in Ucraina, e un altro alla Madonna del Murazzo. Entrambe le volte ci sono stati la sala piena, a testimonianza, insomma, di un tema, quello delle reazioni avverse, che esiste, che è sentito e che oggi sui media, non viene, sui media principali, non viene trattato. Ci sono tante storie di persone che hanno, ferma restando l'importanza che c'è stata, insomma, non è in discussione in generale la campagna vaccinale, ma c'è il tema di persone che stanno male e che, come dice il titolo di questo
docufilm sono invisibili e questo deve fare riflettere ed è un tema che anche se non appare sui principali, ripeto, sui principali media, esiste ed è sentito e come abbiamo visto, abbiamo avuto la riprova a Modena con la presenza appunto del regista Cassini in queste due proiezioni, trova l'attenzione di tanti modenesi e di tanti cittadini. Erano tre temi molto diversi, quelli su cui ci siamo concentrati oggi. Il primo, che è d'attualità, in queste ore ci sarà la conferma di Isabella Bertolini e di AIMI come membri laici del CSM. La seconda è il macro tema che ha occupato e che occuperà per giorni, penso ancora, i media italiani, che è quella dell'arresto di Matteo Messina Denaro e di questa intervista profetica di 3 mesi prima dell'arresto a un pentito che ne tratteggiava proprio i contorni sia dell'arresto clamoroso sia della malattia del boss e poi il tema, come ho detto, di Invisibili, questo film che ha riscosso un grande successo di pubblico, pur non essendo trasmesso in sale cinematografiche, però nei due incontri in cui è stato promosso a Modena, insomma, la sala era piena. Ringraziamo i lettori della pressa e ci scusiamo per l'orario tardo, ma ne abbiamo spiegato il motivo. E ci ritroviamo martedì, invece più o meno sempre all'orario consueto, dopo pranzo, per questo appuntamento in diretta breve. Insomma, per chi vuole, c'è ovviamente su tutti gli aggiornamenti sul nostro giornale, sia i fatti locali che i principali fatti nazionali. All'indirizzo del giornale che è lapressa.it. Buona serata a tutti e per questa diretta ci ritroviamo tra una settimana.